Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può. Centro commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Una persona che noi tutti conosciamo da sempre, perché da sempre è stato un consigliere comunale, non so per quanti anni è stato consigliere comunale. Da più anni. Da tantissimi anni, da più anni, dice lui. Avete già visto, Franco ve l'ha fatto vedere, si tratta di Giuseppe Ripellino, che da qualche giorno è diventato assessore, ha diverse deleghe. Ma noi non possiamo parlare di tutte le deleghe che ha l'assessore Ripellino, parliamo di quelle che più ci toccano da vicino, quindi quelle dei lavori pubblici e urbanistica, e parleremo del cimitero e parleremo del canile municipale. Sono tre argomenti che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro, però grazie all'assessore Ripellino possiamo avere, non fosse altro, delle risposte che ci possono indirizzare a cosa ci aspetta nel prossimo futuro. Assessore Ripellino, si parla tanto del PUG, adesso, una volta si chiamava piano regolatore, adesso lo chiamiamo PUG, che sta per piano urbanistico generale. Cosa si è fatto qui per avere il PUG qua a Licata? Guardi, io innanzitutto porgo il buonasera a tutti i miei concittadini. Guardi, per il PUG io ho ancora una settimana che mi sono insediato come assessore, sia all'urbanismo, il sindaco mi ha aggravato anche di questi assessorati, quindi da una settimana circa che mi ha demandato ad avere queste due deleghe. Io già mi sono attivato per il PUG, è il piano che comprende tutto l'assetto del territorio, dalla forestazione ai corsi idrici, la qualsiasi, quindi è una cosa un po' complessa. Io già ho chiesto un appuntamento, il giorno 20 sarò a Palermo, sia presso l'assessorato territorio e ambiente e i lavori pubblici, per andare a verificare quali sono le condizioni, se Licata ancora può rientrare o fare slittare o fare una riapertura dei termini, per vedere come noi possiamo, come comune possiamo agire. Lei mi dice giustamente, ma perché non si è fatto prima? Io, ognuno abbiamo rispetto delle deleghe altrui, quindi allora c'era il mio predecessore, che non so per quale motivo o meno, io non posso rispondere per cose che erano delegate a altre persone, però io sin da subito mi sto attivando a capire come il Comune di Licata può intervenire, perché devo capire se lo strumento urbanistico lo deve fare l'ufficio comunale, i lavori l'urbanistica, e quindi noi sappiamo con molte e mille difficoltà che non abbiamo il personale che è così ridotto, perché noi dobbiamo capire che c'è un'emorragia, persone che vanno in pensione, persone all'Icata, noi dobbiamo capire che all'ufficio tecnico abbiamo due tecnici laureati, un architetto e un ingegnere a tempo, che mi risulta che già ha dato la dimissione e quindi che dovrebbe andare in pensione dal primo di l'ingegnere Puleo, parlo l'ingegnere ai lavori pubblici e urbanistica, che è il dirigente, quindi già ha dato le dimissioni, e quindi dal primo novembre saremo di nuovo senza ingegnere capo, senza dirigente lì al comune.
perché Enzo Ortega è andato a Roma per andare, si è fatto trasferire a Roma per motivi giusti, uno non può mai togliere le carriere altrui, però di casa abbiamo, abbiamo una forte difficoltà nei mezzi e nelle persone, diciamo, nel personale. Lei sicuramente capirà il danno che abbiamo avuto, perché di un danno si tratta, perché il Pug ci poteva dare una boccata d'ossigeno per i lavori per quanto riguarda il territorio. Perché si parla nel bando che c'è stato, che non abbiamo manco, a questo punto capisco che non abbiamo manco partecipato, si trattava di avere 150.000 euro per i comuni che hanno più di 30.000 abitanti, e noi ci saremmo perfettamente rientrati. Invece così non è stato, quindi c'è stata una grande perdita, anche se sappiamo che nei paesi limitrofi, guardiamo i nostri vicini di Parma di Montechiaro, non soltanto hanno partecipato, ma hanno vinto la gara, e non soltanto, già sanno come investire questi soldini per migliorare la città di Parma di Montechiaro. Quindi lei capirà che c'è un malcontento nella città. Guardi, io le dico che un bando, loro hanno partecipato a un bando, ancora non hanno vinto niente, perché scadeva una settimana fa, scadeva il bando, quindi ancora è prematuro parlare che Palma di Montechiaro gli daranno o non gli daranno. Quindi oggi Palma di ha partecipato a un bando, poi sarà saranno le condizioni, se vincerà o meno, poi ognuno, io per quello che dico, io ancora una settimana sto cercando di andare a verificare come il comune di Ricata può rientrare in tante cose, perché non è che manca solo il Pug, ma anche il piano spiagge, ci sono tante persone, tanti nostri concittadini che vorrebbero investire nelle spiagge per fare attività artigianale, commerciale e così via, per dare un po' respiro alla nostra città. E quindi abbiamo pure questa difficoltà, e devo andare a verificare, perché purtroppo il sindaco mi ha onorato di queste deleghe da una settimana. Non so fino a che quindi, punto l'ha onorato. No, ma io guardo, io per la mia città ho fatto e farò sempre il meglio, trascurando anche le cose personali, le cose mie, trascurando il lavoro, perché dopo tutto il mio lavoro è un'altra attività. Faccio l'attività, quindi però se io mi sono impegnato, tant'è come mi sono impegnato in altre cose, mi impegnerò a far sì, ad andare a verificare come noi possiamo rientrare e cercare di non far perdere soldi e altre. Noi dobbiamo capire che abbiamo perso marea di progetti per mancanza di progettazione, perché non abbiamo un ufficio pregiato, perché non le dico qual è il problema, l'ambiguità che c'è nelle leggi regionali e nazionali, perché loro mandano bande europee quando noi non possiamo partecipare, perché non abbiamo né mezzi né uomini per farlo, perché dicono tu non puoi farlo fare al tecnico di turno, questi progetti li deve fare l'ufficio tecnico. Beh, l'ufficio tecnico non è solo di casa, ci sono centinaia di comuni meridionali e siciliani che non possono partecipare a bandi perché non hanno il supporto per fare queste cose. Tant'è che molti soldi, molti bandi se ne vanno, se ritornano indietro nella comunità europea. Noi parliamo di quei famosi 30 milioni di euro che allora qualcuno sbandariava, che dovevano arrivare questi 30 milioni di euro. Oggi posso dire che mancano i progetti per andare a attingere a quei soldi. Questa amministrazione, il sindaco, già si è attivato con il presidente della regione, che più volte abbiamo fatto delle conferenze di servizio, e dicono, si sono presi l'impegno che i progetti li faranno loro, quindi per Ricata. Questo è il problema, perché noi il problema nostro è che le leggi purtroppo ci castrano a fare determinati interventi per la progettualità. Ora vediamo, perché in questi giorni farò più scuola tra Ricata e Palermo per capire cosa dobbiamo fare da grandi con le leggi e con la regione siciliana, perché l'importante è quello che ci manca a noi, è la progettualità, perché noi abbiamo una marea di progetti, ma non definitivi, progetti non esecutivi, però ci vuole lo stimolo dalla regione a far sì che loro ce lo devono dire, li deve fare il tecnico esterno dando supporto, perché è quello che ci manca, questo, perché lei capisce che noi il comune di Ricata è un comune che siamo in predissesto, quindi abbiamo enorme difficoltà. Non si sente altro che dire, non ci sono i finanziamenti. No, i finanziamenti ci sono, però manca
la struttura per fare per andare a attingere al finanziamento. Ha capito qual è il problema? Il problema non... Ma io ho capito benissimo, non capisco come mai non si prendono provvedimenti perché ci sia quel personale adatto per poter attingere a questi fondi, perché non è possibile vivere in questa situazione. Noi stiamo aspettando, è venuto l'assessore Marco Zambuto giorni fa e ha detto che la regione deve fare un bando per reclutare più di 300 tecnici, laureati e diplomati, cioè che se ne fa carico con la regione, con i bandi del PNNR chiamati. Sono questi banchi che dovrebbero dare soldi e tramite l'ufficio provinciale del lavoro dovrebbero reclutare queste persone per mandarle ai comuni per fare questo tipo di attività. So che oggi ci dovrebbe essere un incontro con il ministro Brunetta per cercare di semplificare un po' quali sono le condizioni per fare questo bando. Tant'è che, se vi ricordate, qualche mese fa è uscito un bando nazionale dove volevano reclutare più di 2.800 persone. E questo, cioè, lo Stato lo ha ritirato perché non c'erano le condizioni per andare avanti. Ora, so che stamattina c'era questo incontro, non so come è finito, per cercare, perché so che entro dicembre dovrebbero fare questi bandi per a far sì che vanno a reclutare queste persone per mandarle nei comuni. Manderanno due, tre tecnici al comune, già possiamo dire che possiamo respirare un poco per cercare di fare progettualità per la nostra comunità. Questo è il concetto. Certo, assessore Ripellino, lei capirà che occuparsi di questo... Questo problema è un qualche cosa che dovrebbe avere la priorità su tutto, perché mancando questo, insomma, signori miei, sappiamo dove andremo, sappiamo, pur non essendo degli assessori. Ci fermiamo un attimino, ci calmiamo e dopodiché parleremo di altro dopo. Centro commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Seeds, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia. Con la System Color si può. Allora, amici carissimi, ritorniamo a parlare con l'assessore Ripellino, cambiando argomento. Però ecco, c'era questa domanda, questa notizia che mi dava l'assessore Ripellino, mi pare molto importante. Mi parlava di una boccata di ossigeno di soldini che sono arrivati qui a Licata e con i quali avete pagato le imprese che... No, le dicevo poco fa che grazie per la disgrazia del Covid, dove la Cassa Depositi e Prestiti ha fatto fare delle richieste a tutti i comuni che ne facevano richiesta, perché noi era un comune che c'erano molte imprese artigiane e non che avanzavano soldi per lavori fatti o eventualmente qualche commissione fatta dal 2013 ad oggi, al 31 dicembre 2019. Noi per fortuna il comune ha attinto a queste somme, che sono all'incirca un 22-23 milioni di euro, che abbiamo subito fatto richieste e abbiamo dato a tutte le imprese artigiane e non che avevano avuto problemi col comune, c'erano delle ingiunzioni e così via, e quindi il comune ha pagato più di 23 milioni di euro a tutte le attività che avevano un debito, avevano un credito nei confronti del comune. Questi soldi è stato un prestito a interessi zero o interessi minimo, ma noi già abbiamo dato
quella boccata di ossigeno perché erano debiti contratti, debiti lavori fatti 2012-2013, persone che avanzavano soldi. Persone che lavorano e vanno avanti con il proprio lavoro. No, persone che si erano indebitate presso le banche e pagavano ed erano strozzati in un certo modo. E quindi è giusto che vengano pagate. Allora ritorniamo. Ma mi scusi, questo debito oggi ce lo ritroviamo perché parliamo di disavanzo, parliamo del piano di riequilibrio, perché anche queste 23.000 euro sono un debito che il comune poi deve pagare nei bilanci e così via. Sì, soldini che... Ma sono soldi che abbiamo dato ai nostri concittadini. Sono soldini, tanti debiti c'è il comune di Ricata. Ne parleremo magari un'altra volta perché vorrei un pochettino vedere cosa sta facendo l'amministrazione nella persona di Ribellino, visto che lui ne è il responsabile dei cimiteri. Si avvicina il 2 del mese di novembre con la donazione dei defunti. E allora, che cosa state facendo sia per i due cimiteri, quindi Marianello e Cappuccini, come state diciamo adoperando per questi eventi? Guardi, io sin dall'inizio ho avuto un occhio particolare verso i cimiteri, perché per me, rispettando il cimitero, rispettiamo i nostri morti, e volevo fare un monito ai nostri concittadini, a quei pochi concittadini che sono sporcaccioni, che quando buttano i fiori vicino alle fontane, ecco, non rispettano, non fanno uno sgarbo all'amministrazione comunale o ai cittadini, ma fanno uno sgarbo ai propri defunti. Quindi sono persone che non è che fanno uno sgarbo a noi, perché ci sono molte persone che noi gli diamo il sacchettino per mettere i fiori secchi e andarli a buttare nei cassonetti che sono fuori nei siti dei cimiteri, e quindi molte persone, per avere o per negligenza o per cercare anche di fare lo sgarbo a qualcuno, buttano puntualmente i fiori facendo capire che questo cimitero è sporco. Noi ritorno, cosa stiamo facendo per le festività dei morti? Noi già ci siamo attivati, grazie anche all'attingimento alle persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza. Da due mesi a questa parte ci hanno assegnato 15 unità per il cimitero, e oggi posso dire, poco fa sono andato verso le 3 a fare un zoppolo per vedere le condizioni del cimitero. Il cimitero non è al 100%, ma siamo al 90%, come a livello di pulizia. Esiste solo che queste persone, puntualmente, queste poche persone, ma sono persone sporche. Io intendo che ho fatto una lettera al comandante dei vigili urbani, quando prima attiveranno un servizio, per cercare di... Certo, ci sono, cercare di colpire queste persone. Ci sono persone, contenitori, fa, mettere i fiori. Ma io sento di queste persone, come sono sporche all'interno del cimitero, io penso che saranno sporche pure nelle loro case. Quindi. Questo è un altro discorso. Assessore, quante volte al mese, alla settimana, all'anno vengono puliti i cimiteri? Allora, i cimiteri da due mesi a questa parte, dopo che c'era una serie di erbacce, perché sempre il problema è che non avevamo persone a sufficienza, tant'è che ci sono state lamentele, però per quello che uno poteva fare, con due o tre persone, però lei capisce, due o tre persone. 15 persone adesso sono abbastanza. Esattamente, noi fino al 31 dicembre c'è questo progetto e stanno che come li abbiamo disposti. Loro lavorano 2x4 ore la settimana, 2 giorni la settimana, e li abbiamo dedicati il lunedì. Perché il lunedì? Perché li facciamo raccogliere le erbe e tutte quelle che fanno i nostri concittadini, le sporcizie che molti concittadini, non tutti, perché ci sono le persone, la maggior parte persone... Io li butto nel contenitore. No, sono pochissime persone. Ma quelle persone disprezzano pure i propri morti, questo è, a prescindere, sono due. Nell'impegno gli abbiamo fatto fare due giornate, il lunedì e il venerdì, per togliere i fuori secchi. Più hanno fatto il disserbamento all'interno. Quindi due volte alla settimana. Hanno fatto il disserbamento, perché erbe ce n'è pochissime, tutte quelle erbacce che crescevano, ce n'è pochissimo. Quindi il cimitero oggi, le dico, c'è qualche cosa che devo sistemare, c'è qualche fondale che non arriva acqua, e quindi stiamo cercando di accelerare i tempi perché arrivare morti perché noi dobbiamo non dimentichiamo che abbiamo avuto una carenza di acqua, anzi Licata ha supportato questo cambio tra Girgenti Acque e la nuova società. C'è stato un 15 giorni di vacazio, e quindi abbiamo
come le case, ci siamo lamentati che acqua non arrivava, ma non dimentichiamo che c'è stato un grosso incendio in contrada montagna vicino al cimitero, si sono bruciate le tube di acqua. Ci siamo fatto prestare un camion dalla Protezione Civile di Agrigento e abbiamo sopperito. Quindi avete provveduto affinché non mancasse l'acqua? L'acqua è lì al cimitero, perché lei lo sa. Maggiormente il rispetto per i morti e la nostra. Assessore, adesso le persone si recheranno molto più spesso al cimitero visto queste ricorrenze. E mi viene segnalato che per quanto riguarda la strada che porta presso il cimitero di Marianello, diciamo non è in buono stato, è piuttosto malmessa. Intendete intervenire prima del mese di novembre? Io volevo dire un altro appunto. Noi, prego, da quando c'è questa amministrazione, dobbiamo dire che abbiamo messo in moto le due macchinine che erano dei vigili urbani elettriche, quindi sì, abbiamo dato un servizio. Sì. Questo non è perché non è una cosa di perché mantenere un'associazione che ci fa questo tipo di servizio quasi a gratis, che gli paghiamo. Non lo fanno gratis, che no, io sappia. No, lo fanno, gli diamo solo 1000 euro, 1000 euro l'anno per le spese che hanno, perché sabato e domenica 1000 euro, questo è il costo. Non è che, cioè, è una cosa normale, perché giustamente 365 giorni, due volte alla settimana è festivo, questi ragazzi vanno lì, è giusto magari che gli paghiamo un panino o una bottiglietta d'acqua, è giusto, è il minimo che può fare come ringraziarla a queste persone. Dico, da quando c'è questa amministrazione abbiamo tolto la macchinina dei vigili urbani, che grazie al comandante ce li ha concessi, e quindi facciamo questa navetta che prima mancava, dove ci sono persone anziane e cose munte, quindi il sabato e la domenica diamo questo servizio. Parlavamo delle strade. E dovevo partire questa settimana, perché da quando mi sono insediato il mio pensiero era quello di andare, perché ci sono molte strade dissestate, e grazie anche grazie fortuna che c'è stato il giro, no lo dico grazie al giro di Sigilia, perché il giro di Sigilia a momenti non lo facevano fare neanche assessore, ma è possibile, no. Dobbiamo dire grazie al giro, dobbiamo dire grazie al giro per sempre per problemi di cassa, perché il comune non ha le condizioni, le disponibilità per andare a spendere, guardi che quel poco di asfalto che gli è venuto a costare alla regione siciliana 320.000 euro sono stati assegnati. Quindi quel poco, lei capisce quanto costa l'asfalto. Dico, a prescindere da questo, noi abbiamo con i progetti dei PUC, di queste persone che usufruiscono della cittadinanza, c'è pure una squadra, abbiamo fatto pure una squadra dove dovremmo andare a mettere, già abbiamo comprato 40 sacchetti di asfalto al freddo. Dovevamo cominciare questa settimana, però il tempo permettendo non lo possiamo fare, perché se non sono asciutte andiamo a sprecare il materiale. Quindi vediamo se in settimana, già due volte, il lunedì e il giovedì che abbiamo queste persone, con un impiegato comunale e due persone di questi benedetti PUC, diciamo, reddito di cittadinanza, andremo a fare... a tutire qualche buco al mercato, maggiormente quello del cimitero, perché ci sono molte segnalazioni, allora, come via Palma e come certo, ma noi in questo momento stiamo parlando soltanto perché se dovessimo parlare no, di miliardi ci vuole per fare allora, soldi non ce ne sono, signori, e dobbiamo chiudere, assessore, in pochissime parole. Abbiamo tantissimi cani randaggi per le strade di Licata, ma come facciamo a poterci, come direi, difendere da questi cani? Perché sono cani che troviamo a branchi e non sappiamo come possono reagire nei nostri confronti. Abbiamo un canile, e cosa facciamo? Allora, io dico, questo è un altro onore che mi ha dato il sindaco. Quindi da poco. No, le dico, però è una cosa che sappiamo tutti, perché c'è stato pure un parente mio che è stato aggredito da un cane, quindi posso capire il problema qual è. Io le dico che già il canile è pieno, il comune si sta adoperando a fare un accordo, non so, con una casa di rifugio per animali di Enna o di Caltanissetta, quindi al giorno... Penso, se si andrà a chiudere questi cani saranno tolti dalla strada e saranno messi in questi rifugi.
E speriamo che le sue ne daremo conto, ma speriamo che queste parole siano vere. No. Prima di... No, scusi, assessore. Dice vero, voglio, io dico parlo, dico, dire... si sta facendo. Bene, no, fesseria fino ad oggi non l'ho detto. No, assessore, non si offenda. Volevo dire, speriamo che questo sia vero, perché insomma di parole, di chiacchiere ne sentiamo sempre. Assessore, prima di congedarci c'è una notizia che dobbiamo dare ai nostri telespettatori. Non era scaletta. A quanto pare debbono arrivare due cartelle per quanto riguarda il pagamento dell'acqua. La gente si lamenta, sinceramente. Stamattina in radio mi hanno chiesto il perché arrivano, dico più tardi avrò l'assessore e gli chiederò cosa dobbiamo fare. Allora, le bollette il 2 di agosto entra è un'associazione di comuni che è l'AICA, quelli dell'AICA che fanno un presunto consumo di acqua, quello per legge si deve pagare. L'altro che sta mandando lato idrico, io ho preso anche la bolletta che è arrivata a me, l'ho data a dei tecnici, degli avvocati, ho chiesto pure l'incontro al lato idrico perché le altre bollette sono precedenti al 2 di agosto, quindi devo andare a verificare, visto che il dirigente di acqua, il gestore di allora è fallito, non esiste più, non so... Perché, a chi andrebbero questi soldi? A chi andrebbero questi soldi? Perché domani può venire il curatolo parlamentare e dire i soldi sono a me e quindi ci potrebbe. Quindi prima di. Io dico di attendere qualche giorno, vediamo che cosa. Voi ne darete notizia? Assolutissimamente sì, perché dopo tutto è una cosa che è arrivata pure a me, come è arrivata a lei, a tutti, perché sono cittadino. E quindi non voglio pagare due o tre volte neanche. Date questa notizia perché c'è la gente che aspetta. Cosa dobbiamo fare? Guarda, dobbiamo pagare due bollette, non ne bastava una, perché già una è abbastanza cara. Io dico alle persone che mi hanno chiesto, gli ho detto di aspettare qualche giorno perché andremo a verificare se o no, e quale per i motivi maggiormente. Ecco, questa notizia ad Angelo Augusto, perché, e Angelo Augusto la dirà perfetto, perché noi avevamo a che fare con dirigenti di acqua, non con l'accio sogno, da questo, quindi anche per chiarezza capire cosa dobbiamo fare. E mi pare anche giusto. Sarà compito mio dare... Perché di bollette già ce ne sono abbastanza. Sarà compito mio informare. Quelle che non ci sono, che non dobbiamo pagare, quelle proprio non si può. Allora, io ringrazio l'assessore Ripallino per essere stato qui con noi, con questi argomenti più o meno piccanti. Io lo ringrazio, gli auguro buon lavoro e gli auguro soprattutto di fare qualcosa per la nostra città, perché veramente ne ha tanto di bisogno. Io direi è finita anche di quest'oggi la nostra chiacchierata, appuntamento alla prossima e grazie per essere stati qui con noi. Per la tua casa il meglio è System Color. Idropitture, decorazioni, carta da parati, protezione contro muffe e batteri e tanto altro. Se non hai le idee chiare, a tua disposizione un tecnico ti potrà consigliare nella scelta. Scordavo, se sei stanca del colore delle tue piastrelle, cambia, con la System Color si può. Centro Commerciale San Giorgio, una varietà di attività commerciali per soddisfare qualsiasi tipo di esigenze. Il San Giorgio per la tua spesa ha scelto Sides, con macelleria, pescheria, ortofrutta e novità sushi. E non dimenticare la dispensa, che ti accoglierà dalla colazione alla cena, passando dall'aperitivo alla pausa pranzo. Centro Commerciale San Giorgio, il primo centro commerciale a Licata, quello che non delude mai.